We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta Chiacchiere e Caffè. Oggi è una puntata molto particolare perché vi vogliamo parlare, non so neanche come definirla perché mi è appena stato detto che non è proprio un'arte marziale, si chiama Krav Maga e lo facciamo con il nostro ospite della prima parte. Nella seconda parte invece vi vogliamo parlare della città di Padova, visto con gli occhi, anzi dietro la cinepresa di una regista padovana, tra l'altro passata per Telechiara, che anche grazie all'aiuto di un grande fotografo come Giovanni Omicini ha voluto ritrarre Padova in un modo molto particolare. E vi presenteremo anche piccoli spezzoni di questo film che si intitola Street Cinema. Detto questo, vi presento il nostro primo ospite, Gianluca Pollesel, insegnante di Krav Maga del SDM Team. Ciao, tanto Micaela, ciao Gianluca. Grazie. Io ho detto, non è un'arte marziale, io ve lo pensavo, sì, leggendo appunto dell'associazione di quello che fate, che fosse un'arte marziale. Non l'avevo mai sentita nominare, ti chiedo innanzitutto che cos'è Krav Maga. Ok, allora, Krav Maga è, diciamo che è una disciplina di autodifesa. Differisce dalle arti marziali per, sostanzialmente per il fatto che è stata creata in ambito militare in Israele abbastanza recentemente, perché è una cosa che risale a una quarantina di anni fa, una cinquantina di anni fa, quindi molto recente, mettendo assieme diverse tecniche di combattimento. Parte dal jiu-jitsu, parte dall'aikido, parte dal pugilato, per sviluppare qualcosa che potesse essere insegnata velocemente ai militari in una maniera tale che non ci fosse la necessità di anni e anni di allenamento, ma potesse essere appresa anche in 2 o 3 mesi e diventare estremamente efficace in ambito bellico, in ambito militare. Ecco perché questa è la prima differenza. Per essere molto efficaci con le arti marziali ci vogliono anni, moltissimi anni di allenamento, e perché sia pratica poi bisogna anche avere l'abbigliamento adatto per farlo, bisogna avere il fisico riscaldato nella maniera adeguata. Krav Maga invece si propone l'obiettivo di poter essere efficace anche con la fardellatura, che può pesare anche 40-50 kg. Deve essere efficace anche da freddo. Ecco che quindi trasportato in ambito civile, diciamo, non militare, diventa realmente una tecnica, un sistema adatto a tutti, adatto a donne, adatto ad anziani, adatto a persone con problemi fisici, proprio perché utilizza movimenti molto semplici, istintivi del corpo, ovviamente allenato a rispondere in un certo modo. Ovviamente. Prima parlavamo del perché tu ti sei affacciato a questa disciplina molto particolare. Tu provieni ovviamente da anni di arti marziali. Sì, io ho fatto 11 anni di Viet Vo Dao, che è una disciplina vietnamita, un'arte marziale vietnamita, e poi per problemi fisici, ecco qua ritorniamo sul discorso del problema fisico, un paio di anni al disco e un po' di infiammazioni ai femori, ho dovuto smettere per forza di cose, quindi mi sono andato un po' al pugilato e contemporaneamente ho cominciato a coltivare la cosa del Krav Maga. Questa mi dava la possibilità di continuare con uno sport, chiamiamolo sport in qualche modo, di contatto, certo, senza però richiedermi doti fisiche molto, molto efficaci, come può essere l'utilizzo invece delle arti marziali, quindi praticare le arti marziali. Ecco perché realmente è adatta a giovani e donne e anziani. Quindi ci sono dei livelli, adesso io magari ovviamente sono inesperta in materia, ci sono dei livelli? Certo, ci sono dei livelli con la nostra federazione che si chiama SDGT, Self Defense Techniques and Tactics, abbiamo sviluppato diversi livelli dal principiante fino al maestro, ovviamente ci sono moltissimi anni in mezzo tra l'uno e l'altro. Io non sono sicuramente maestro, ma insomma sono diversi anni comunque che pratico
che pratico questa disciplina. Quindi questa associazione, intanto ci parli di questa associazione, di che cos'è, chi ci fa parte, sì. Dove praticate? È una piccola associazione sportiva, pratichiamo Krav Maga, pratichiamo Taekwondo e Kickboxing. Abbiamo diverse sedi, una sede l'abbiamo al Bassanello, posso fare pubblicità? Assolutamente, sì, okay. Possiamo dire dove. al Bassanello, all'Elan Vital, in via Goito, un'altra sede l'abbiamo all'Arcella, vicino al Bingo Arcobaleno, presso New Athletic, e poi abbiamo altre sedi a Mestrino, abbiamo delle altre palestre verso Monselice. Quindi girate, diciamo, per insegnare, sì, queste discipline. Abbiamo diversi istruttori, ovviamente, che fanno parte dell'associazione. Tutti ovviamente certificati a livello nazionale, internazionale, addirittura alcuni dei nostri insegnanti sono arbitri internazionali di Taekwondo. Sì, cerchiamo di tenere molto alto il livello dei nostri formatori. Dall'altra parte, detta così, sembra che facciamo delle cose molto cattive, molto forti. Infatti la mia domanda era chi poi si affaccia, okay. Appunto, chi vuole imparare questa arte. Sì, ecco, allora, il chi è sicuramente chi ha bisogno di capire come funziona l'autodifesa, ad esempio nel caso del Krav Maga. Autodifesa, leggiamo tutti i giorni sui giornali, donne che vengono molestate, autisti del tram, certo. Dell'autobus che vengono molestati, anziani che vengono derubati. Ecco, chiunque voglia avere consapevolezza dell'autodifesa può praticare Krav Maga. Noi nei nostri corsi insegniamo sia la parte di prevenzione, tecnica e strategia, sia la parte fisica. Le due cose coesistono e devono per forza coesistere, perché non ci può essere solamente la tecnica, perché la tecnica nella nostra visione è l'ultima parte, è la parte dell'ineluttabile, è la parte dove si è andati oltre quello che è la strategia iniziale, che è quella della vera e propria autodifesa, cioè evitare gli scontri. Evitare un conflitto. Quindi non siete cattivi proprio perché cercate di evitarlo il conflitto alla fine. Assolutamente. Adesso cattivi, sì, questo, ovviamente, sempre no, esatto, diciamolo. Cattivi. Ma poi anche il tipo di allenamento che proponiamo è un allenamento che si ispira all'educazione dei bambini. I bambini imparano tutto giocando e i nostri allenamenti sono fatti col gioco. Solo che giochiamo in una maniera più consapevole, più adulta, e quindi insegniamo delle tecniche che con il gioco vengono apprese in maniera molto semplice. E la ripetitività delle tecniche ti dà la manualità, l'istintività del movimento. Come quando vai in automobile, no? Tu vai in automobile ma non pensi schiaccia la frizione, leva il gas, sposta la leva, fai così. Perché comunque ormai l'hai fatto talmente tante volte, sì. Che non occorre fare questo. Quindi in teoria è semplice anche imparare queste tecniche. Sono tecniche assolutamente semplici, non c'è niente di coreografico, come ad esempio c'è in un'arte marziale. Le parate non sono parate, ma sono colpi e sono molto efficaci, non devono essere belle. Krav Maga, se vogliamo, non è bello da vedere, diciamolo. È soprattutto efficace. Questa è l'idea. Ecco perché non può essere definito sport, perché in ogni sport c'è una competizione, nel Krav Maga non esiste la competizione. Perché il fine ultimo del Krav Maga, e quindi in questo caso dell'autodifesa da codice rosso, è quella di rendere inoffensivo il nostro avversario. E inoffensivo vuol dire qualsiasi cosa. Anche stendere al tappeto. Sì, in ambito militare soprattutto stendere al tappeto. Beh, sicuramente poi bisogna fare i conti con articolo 51 del codice penale, quindi eccesso colposo di autodifesa, eccesso di autodifesa, quindi anche questi sono aspetti che teniamo in considerazione nei nostri corsi. Cioè, vogliamo che i nostri allievi siano consapevoli di quello che può succedere. Certo che comunque chi viene aggredito ha il dovere di difendersi. Senza danneggiare la persona. No. Qualsiasi cosa. Dopo, come dicono, è meglio un brutto processo che un bel funerale, no? Oddio, sì, effettivamente. Ok? Quindi noi la prima cosa dobbiamo cercare di portare a casa la pelle. Ma questo vuol dire non solo entrare in scontro con la persona, vuol dire anche valutare la situazione. Ecco che qua interviene Infatti, la parte di strategia. Tu prima parlavi dei codici, tra l'altro, hai detto codice sì, rosso. I codici. Ovviamente i codici è un termine militare, però si può applicare anche nella vita quotidiana? È importantissimo applicarli nella vita quotidiana. Allora,
noi distinguiamo quattro codici di attenzione. Il codice bianco è quello che possiamo avere neanche qua dentro, perché qua dentro io sono molto attento, sto cercando di non dire delle sciocchezze, quindi sono abbastanza allertato in questo caso e comunque sento l'adrenalina che è Della già dentro di me. diretta. Nella fase bianca è quando è uno a casa, sta guardando la televisione, fa le cose in maniera inconsapevole. Delle volte addirittura chi guida lo fa in codice bianco. Perché lo È fa talmente rilassato, non è un istintivamente, è problema. rilassato, ascolta la musica, fuma la sigaretta, parla col telefono ed è assolutamente rilassato, non sta pensando a quello che sta facendo. Ecco che nascono gli incidenti. Quindi bisognerebbe tenere un cosiddetto codice giallo. Il codice giallo è il codice della consapevolezza. Sono consapevole di quello che sto facendo, ho una visione dell'ambiente, ho una visione delle persone che mi stanno vicino e sono fondamentalmente calato nella scena, cioè sono presente. Certo. Il codice arancione, questo scusatemi, è Questo è giallo. il codice verde, poi c'è il codice giallo, che invece è quello dell'allerta più elevata. Quindi a un certo punto sto un po' più attento. Esempio, sto camminando per strada e vedo dall'altra parte della strada due persone che stanno camminando e mi guardano. Ok, allora in questo caso devo cominciare a prestare un po' di attenzione, perché può essere niente, due che stanno confabulando, che stanno parlando per i fatti loro, però mi stanno guardando. Ok, sono consapevole che comunque c'è questa cosa. Il codice rosso comincia a succedere quando questi attraversano la strada, cominciano a seguirmi molto da vicino. E allora devo fare qualcosa, devo adottare una strategia per capire se devo correre, se devo girare l'angolo, se devo chiamare qualcuno al cellulare, perché ricordiamoci, anche questa è una strategia, che nessuno attacca chi è arrabbiato e quindi posso chiamare qualcuno e arrabbiarmi, far finta di arrabbiarmi. Questa è Questo non una lo sapevo, strategia. Sì, questo è da seguire. ad esempio, tu calcola ad esempio due persone, due amiche per strada, se sono in una fase di codice arancione o codice rosso, possono cominciare a litigare tra di loro. Nessuno attaccherà una persona che è già arrabbiata, perché l'aggressore cerca una parte debole. L'aggressore non cercherà mai qualcuno che è più forte di lui, che è più motivato di lui. E chi è arrabbiato è molto motivato. Questo è buono sapersi, soprattutto per noi donne, Sì, assolutamente. sì, sì. Ma non c'è il rischio, io faccio ovviamente l'avvocato del diavolo, che viviamo in uno stato di ansia perché c'è sempre paura del pericolo e quindi dobbiamo difenderci. Tu eviti di Faccio l'avvocato. attraversare una strada? Ok, Beh, sì, se ci sono delle macchine, sì. quindi? Viviamo, dobbiamo comunque stare in Devi stare allerta per le attento. cose più La stupide e più semplici. caffettiera calda, ok? Sì. L'acqua calda in casa. Noi viviamo, è solo che non ce ne accorgiamo, ma passiamo gradualmente da diversi codici, chiamiamoli così in maniera militare, diversi codici di attenzione Nell'arco della giornata nell'arco e della anche nella stessa giornata. ora. Esatto, e questo è solo che noi qua lo facciamo in una maniera un pochino più finalizzata all'autodifesa. Quindi alla consapevolezza anche dei codici a quel Sì, punto. alla consapevolezza che comunque ci troviamo in uno stato. Ma, ad esempio, pensa di essere in discoteca. Sì. Io parlo per gli uomini, ma la cosa può essere gestita in modi diversi anche per le donne. Sono in discoteca, vado avanti per i fatti miei. Urto una persona, magari questo è uno che cerca baruffa, perché ci sono quelli che attaccano Certo, baruffa senza assolutamente, o che motivo, magari hanno bevuto un po', quindi che sono un hanno po' bevuto in alticci. po', che sono. Esatto. Allora in questo caso che cosa ho fatto? Io non sono andato in cerca di rogna, sapendo che comunque sono all'interno di un ambiente in cui queste cose possono succedere. Cosa potevo fare? Potevo essere più presente e quindi guardare intorno a Certo. me, essere consapevole delle persone che sono intorno a me e che cosa sto facendo io. Nei nostri corsi insegniamo anche a come gestire il passaggio tra una persona e l'altra in maniera tale da evitare lo Gli urti. scontro. Esatto, che è importantissimo. È uno dei giochi che facciamo. E questo è importante proprio perché dobbiamo essere sempre attenti a quello che facciamo. Ecco, io ho visto che voi avete organizzato a luglio scorso, ne organizzerete ancora Sì. corsi di autodifesa per donne. In Sì, particolare, specifici. che Sì. cosa spiegate? Allora, ovviamente in una maniera un pochino più ampia spieghiamo le cose che in pratica sto spiegando qua. Quindi la parte di strategia che viene prima dell'autodifesa, anzi che viene. Anche perché le donne sono poco strategiche.
Forse non lo sono più. Sì, di fatto, è un discorso che vale la pena di spendere, magari lo proseguiamo dopo. Insegniamo proprio la parte di strategia, quindi di gestione dello spazio, la gestione delle distanze, come capire quando c'è qualcuno che si sta avvicinando e sta in effetti invadendo degli spazi. Come reagire a questa cosa, ponendo delle barriere verbali, ponendo delle barriere fisiche, ponendo in essere degli spostamenti per arrivare poi alla parte fisica. Allora insegniamo qualche tecnica, ovviamente, perché comunque sono corsi di un paio di giorni, per cui devono essere molto concentrati, soprattutto sulle cose facilmente apprendibili. E tra l'altro dicevi appunto anche in condizioni non particolarmente felici, tipo con i tacchi, con il cappotto, con la borsa in mano. Ma tu pensa alla fardellatura di un militare che pesa 40-50 kg. Cioè, non ha l'agilità di uno che è in kimono e che è caldo, con i muscoli caldi. Certo. Quindi deve essere assolutamente efficace, e proprio perché utilizza movimenti molto brevi, nella parte fisica movimenti molto brevi, molto vitali. Certo. Perché non è uno sport, perché non è qualcosa che prevede un combattimento? Perché diciamo che vince chi resta in piedi. E tecniche che si utilizzano da noi, si utilizzano tecniche alla gola, colpi alla gola, colpi agli occhi, colpi ai genitali, cose assolutamente, totalmente proibite in qualsiasi disciplina di sport di contatto. Perché è un'autodifesa? Perché è un'autodifesa, utilizziamo molti gomiti, quindi cose da vicino, il combattimento ravvicinato con i gomiti. Ci dicevi delle distanze, vuoi che facciamo vedere? Sì, certo, questa è una semplice cosa. Io ovviamente ho il microfono in mano, ma lo tengo che così vediamo. Allora, fondamentalmente distinguiamo tre distanze, e queste sono le distanze che ci danno la possibilità di essere al sicuro. C'è una distanza sociale, che è una distanza che vale... Questa non è una distanza sociale. No, un po' di se vai oltre... Questa può essere una distanza sociale. È una distanza dove con la gamba ancora non riesco ad arrivare a te. C'è una distanza sociale, che è la distanza della stretta di mano, e c'è una distanza intima, che è questa. Questa è la sfera che viene riservata fondamentalmente ai conoscenti, ai familiari, alle persone intime. Altrimenti bisogna mantenere Altrimenti la distanza sociale questa, della mano. Ma anche questa è assolutamente può essere assolutamente pericolosa, perché comunque io da di qua riesco ad arrivare al tuo viso. Ecco che allora in questo stato io già da questa distanza posso prendere delle distanze che sono fondamentalmente tre. Intanto di posizione, quindi al posto di mettermi esposto completamente a te, mi metterò defilato, quindi ti offro meno profilo. Metterò una mano davanti, questo crea una barriera in qualche modo. E poi userò il tono della voce, userò la voce come altro elemento di distanza, e quindi userò un tono della voce assertivo, deciso, perché tu capisca che non sono una persona facile ad essere presa, e quindi posso farlo. No! Fermo! Questi sono i modi per creare distrazione, perché comunque la persona che tende ad aggredirmi è concentrata su di me, è al 100% su di me, e nel momento in cui io uso la parte uditiva distolgo parte della sua attenzione, e quindi questa è una strategia per riuscire a venire a capo, quantomeno certo. in una prima fase. L'altra cosa è domandare cosa vuole, usare lei, mai il tu. Ci dobbiamo sedere, sì. A proposito di lei e tu, perché abbiamo i secondi contati. Avrei un sacco di altre cose da chiederti, però già ci hai fatto capire un po' di cose. Allora, prossimi corsi in partenza, in velocità? Beh, i prossimi corsi stiamo organizzando una giornata. Presumibilmente abbiamo appena preso gli accordi con la palestra, sarà un sabato, 23 di febbraio, pomeriggio. Facciamo un'oretta di presentazione di questi corsi presso le Lambitali in via Goito 132,
Comunque tutte le informazioni si possono trovare sul nostro sito. Sul nostro sito o sul che dopo poi rimanda anche al profilo di Facebook della nostra associazione, associazione. Sì, dove, che è molto più attivo. Quindi c'è un giro. Sì. Gianluca, noi ti ringraziamo. Grazie in bocca al lupo perché ci hai insegnato anche un po' di strategie, diciamo, della vita quotidiana per tutti, anche per noi donne. Grazie a voi. In bocca al lupo, assolutamente. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo per parlare appunto di questo film dedicato alla città di Padova. Rieccoci di nuovo assieme, come vi avevo anticipato adesso parliamo di un film che verrà presentato domani, se non sbaglio, a Padova, al Porto Asta. È un film dedicato alla città di Padova da un'altra prospettiva. Con noi oggi ci sono Isabella Carpeso, la regista del film, che è stata accompagnata in questo percorso dal grande fotografo Giovanni Omicini, che è qui con noi. Intanto vi ringrazio di essere qui. Isabella, tra l'altro, è passata per Terrechiare in un periodo della sua vita, la ritroviamo appunto come regista di questa produzione molto particolare, prodotta da Film Art Studio con il contributo della Regione Veneto e con alcuni contributi di sponsor importanti. Allora, innanzitutto, prima di vedere magari un piccolo trailer del film, che cosa vuole rappresentare questo film, Isabella? È un po' la realtà di tutti i giorni elevata a spettacolo, quindi creare da il mondo ordinario qualcosa di straordinario, quindi guardando le solite cose con degli occhi diversi, però sono le cose del quotidiano, ecco. Ci sono voluti 2 anni per realizzare il film? Sì, ci sono voluti 2 anni perché abbiamo ripreso un anno della città di Padova e quindi bisognava aspettare le stagioni, la luce della nebbia, cioè la non luce praticamente. La nebbia, insomma, è abbastanza costante, presente. Sì, quando giravo io non c'era mai, per cui hai dovuto aspettare la nebbia. Ma non c'è mai questa nebbia. La facevo a porta. Esatto. Oppure andava via subito, per cui ecco, è anche un tipo di lavoro in cui bisognava essere pronti a cogliere la luce che ti piaceva. E quindi ci abbiamo messo tanto, un po' per questo motivo, un po' anche per i motivi, diciamo, di produzione, di trovare anche gli sponsor, che ringraziamo. Me li ricorderò tutti. Vabbè, ma se no vediamo, ecco. Vediamo di leggere. Tanto tu hai avuto la presenza importante di Giovanni Omicini. Esatto, è stato un po' una delle ispirazioni iniziali, perché avevo visto la mostra del Chiostro del Santo nel 2008 o 2009 su delle foto su Padova. Per e quindi, Padova si chiamava? Per Padova, esatto. Foto in bianco e nero della corrente della street photography, quindi questo magari lo spiegherai che meglio cos'è, tu. Esatto. Sarebbe però comunque fotografare quello che c'è nella città, nella vita di tutti i giorni, quindi con la luce naturale. E io ho pensato, ah caspita, mi piacerebbe fare un lavoro così, però con il video, con i mezzi che ci sono adesso. Poi ho scoperto che Giovanni aveva fatto anche delle riprese in 16 mm che infatti le abbiamo messe poi assieme alle riprese digitali e quindi abbiamo dato un po' di, diciamo, di passato nel presente, ecco. Tra l'altro in bianco e nero, se non sbaglio. Le mie? Sì, solo bianco e nero. Perché solo bianco e nero? Perché sono fatto un po' la vecchia. Mi ricordo i vecchi documentari, i vecchi film bianco e nero, ma anche in fotografia, se non è quella per lavoro, le mie foto, quelle mie sono solo mie, in bianco, sono nero. Solo bianco e nero. Sì. E che cosa dà in più il bianco e nero rispetto al colore? Questa è una domanda alla quale per adesso nessuno sa rispondere. Quindi rimane un grande interrogativo. La classica risposta che non dice niente. Mi piace così. Beh, mi sembra già una buona risposta. Esatto. Allora, vediamo il trailer, questo piccolo trailer del film Street Cinema a proposito di Padova, che verrà presentato appunto domani. Thank you.
Questo è un piccolo assaggio di Street Cinema a proposito di Padova. Chiedo subito, è un film documentario, che cosa ci dobbiamo aspettare? In che senso? È un film documentario nel senso documenta Padova, vuole raccontarci Padova? Sì, è come fissare un arco temporale, che è quello di un anno nella fattispecie, però appunto non c'è niente di, diciamo, non ci sono attori professionisti, eccetera, per cui è come una sorta di memoria della città. Mi piacerebbe che fra 30-40 anni, se qualcuno lo vede, dice: ah, guarda, si viveva così, c'era questa atmosfera. È un po' quello il senso di fissare un dato tempo che non tornerà mai più, perché a volte si è presi appunto da mille cose e non ci rendiamo conto neanche dello spazio in cui viviamo. Poi Padova è anche una città molto bella, perché non so quante volte è capitato che magari uno si sente un po' giù, fa una passeggiata per la città, un po' ti passa, perché insomma è una città che dà dei riscontri positivi, e questa non è una cosa propria di tutte le città. Tra l'altro è una città comunque, tra virgolette, piccola, dimensione umana, quindi esatto, comunque piccola, ma non così piccola esatto, da annoiare. E poi a me però piacciono anche i difetti di Padova, è da lì che ti rendi conto. Per esempio, giusto per dircene qualcuno, che secondo te è un difetto poi, perché magari per qualcuno può essere... Beh, c'è la zona del, non so, il piazzale della Stanga, non è propriamente bello. Però alla fine... È così? Sì! Purtroppo sì. Però alla fine, se tu ne fai parte, se ti trovi nel traffico tutti i giorni, ti senti anche tipo una goccia in mezzo a questo fiume di gente che comunque fa qualcosa, va a lavorare, vive, e quindi c'è un sentimento di partecipazione in qualche modo, che non sempre, per carità, delle volte me lo ha reso anche bello. Magari ero in auto e stavo ascoltando una canzone e quindi vedevo le cose da un altro punto di vista, certo poi anche a seconda delle stagioni che ci sono, ma è da lì che capisci se sei affezionata a qualcosa o a qualcuno, perché apprezzi anche i difetti, perché tutti sono capaci di apprezzare le cose migliori. Ma da dove ti è venuta questa idea? Appunto, dalla mostra di Giovanni, ma mi sono sempre piaciute le avanguardie cinematografiche degli anni 20, che erano appunto, si parla di cinema muto innanzitutto, e poi erano avanguardie che mettevano l'individuo in primo piano, l'individuo, ma la persona appunto normale, e il lavoro di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni. Non avevano parlato, c'era solo l'accompagnamento musicale, perché non c'era ancora fra l'altro il sonoro, qui invece noi abbiamo messo anche della presa diretta, e quindi la musica dava un po' un senso a tutto quanto, e come, non so, Berlino, Sinfonia di una grande città, a proposito di Nizza di Jean Vigo, certo Berlino è una città, una metropoli, Padova non lo è, ma vediamo se in qualche modo lo diventerà. Ma può anche rimanere così, per me che va bene anche così. Abbiamo parlato prima di street fotografi di strade, essenzialmente detto in italiano. Che cos'è? Fotografia street di strade. Photography. Street photography. Che cos'è? La street cinematography. In versione identica. Fotografica. Che lei ha sempre fatto per tutta la sempre. Sua carriera. Sì. Se vuoi vedere come si comporta una persona, è inutile che lo vai a trovare a casa, è inutile che tu ti faccia invitare a cena, è inutile che tu lo inviti a cena, tu lo devi cuccare quando è solo per la strada. La strada è l'unico palcoscenico dove l'essere umano recita se stesso alla perfezione. A te riuscire a cogliere il momento giusto. Questa roba la puoi fare solo per la strada. Poi, siccome questo essere umano che cammina vive in una città o in un paese, certo, o in un grande paese, allora vai per la strada e vedi come si comporta lui con se stesso e lui con l'ambiente, vale a dire con la città. Ma Isabella si è rifatta a un grande di questa street cinematography,
si chiamava Giga Berdov ed era un russo e ha fatto un capolavoro che si chiamava L'uomo con la cinepresa. Ha fatto un film muto dove ha girato per un'ora e mezzo girando per la città e girando di tutto, con un montaggio che ha fatto sua moglie, la moglie, che è una bomba, una bomba. Questo nel 1924 o 29, quando era? Non mi ricordo. 24. Gli anni 20. Quindi Isabella può arrivare? Isabella ha fatto un bellissimo lavoro. Beh, veramente. Assolutamente non mi paragonerei mai a questi grandi. Non vuol dire, non vuol dire. Può darsi che se insisti ci arrivi. Isabella, ci racconti un po' anche la tua vita da professionale, diciamo, da questo punto di vista, come sei arrivata a questo film? Allora, beh, io ho studiato a Roma, anche a Bologna, poi ho fatto, anche qui a Telechiara, ho fatto alcuni servizi giornalistici, per cui... Anch'io ho lavorato come operatrice, io scrivo anche sceneggiature di documentari o anche di fiction, per cui non è che la fiction non mi piace, anzi, però c'era anche quest'anima più da reportage che volevo un po' indagare e quindi ho messo insieme un po' le due cose. Ovvio che quando fai dei servizi per il telegiornale non è che stai... È un'altra visione d'insieme. È un'altra visione, però è utile anche andare tu direttamente con l'attrezzatura a fare tu le riprese. Questo lavoro mi hanno aiutato anche degli operatori. Abbiamo fatto, diciamo, un po' io a seconda anche di quello che si voleva andare a catturare. Però è stato utile appunto anche il mio lavoro, non solo di sceneggiatrice, ho anche studiato cinema, ma a volte lo studio del cinema è molto teorico, troppo teorico, e invece così impari proprio a guardare con i tuoi occhi. Ho cercato di mettere insieme queste esperienze, insomma. E sulla base dell'esperienza anche giornalistica, un po' sulla legge della privacy, bisogna chiedere autorizzazioni, ti hanno chiesto cosa stai facendo, anche i fotografi di strada. È semplice, è complicato, com'è? È una questione controversa perché... È molto, sì, pardon. So che per le foto in Italia ci sono stati dei problemi, cioè all'estero no, in Italia addirittura hanno censurato delle... Sì, ma il principio fondamentale è che devi stare attento quando fotografi. Se ledi la privacy? No. Se ledi l'onore e la dignità di chi fotografi, sei un mezzo delinquente e non devi fare fotografie. Ma se io vado per la strada, ho la macchina fotografica e vedo una scena che mi piace, devo chiedere a ciascuno di quelli che sono inclusi nella scena se vogliono essere fotografati? Signori, in pubblico, chi va in pubblico soggiaccia agli sguardi. Anche noi ovviamente operiamo in questa maniera. Però ce ne abbiamo le liberatorie. Ecco. Ovviamente non di tutti. Non di tutti, ma di quelli magari che sono ripresi più... Ma poi se io facevo le riprese, avendo fatto gran parte delle riprese con la macchina fotografica che fa anche le riprese in HD, nessuno si accorgeva di me, cioè passavo molto inosservata. È vero che una telecamera è più ingombrante di una macchina fotografica, quindi dà più nell'occhio, diciamo. Esatto, se no... Ma basta, certo che se io faccio fotografie e faccio primi piani, ritratti di persone, allora questo giustamente mi può dire, bel giovane, cosa fai te? Ma questo sta camminando nel contesto di una piazza, di una strada, cosa faccio? Non lo fotografo, io non devo fare la foto perché lui sta camminando lì? Signore... Se no si perde anche tutto il senso della fotografia di strada, in questo senso. Allora anche i pittori non dovrebbero stare lì a pittore, sì o no? Assolutamente sì. Bisogna stare attenti a non offendere nessuno. Eh beh, certo, questo sicuramente. Basta. E questo mettere insieme l'arte digitale, le ultime invenzioni, diciamo, della tecnica con la vecchia arte, sofferenza. Diciamo. Per chi? Per lei? Io per... No, ma... No, ho accettato molto volentieri perché era giusta questa faccenda.
gli spezzoni di film bianco e nero che sono stati inseriti sono stati girati tutti nel 90, 91, 95 e sono quasi tutti nel centro storico di Padova, quasi tutti col cattivo tempo o con la nebbia, e ci stavano benissimo, sì, è venuto veramente un bel lavoro, sì. Quindi mettere insieme anche una Padova che non c'è più, immagino, con una Padova, esatto, che c'è adesso. Sa quante volte io me le riguardo quelle pellicole qua, quando voglio vedere Padova come era 30 anni fa? Così, tra di noi, era meglio o era peggio? Molto meglio. Molto meglio. Ma era molto meglio 60 anni fa. Ancora di più? Sì. E di quello non abbiamo immagini? No. Solo con neanche con la macchina fotografica? Tutte quelle che avevo fatto sono rimaste a casa della mia prima moglie. Che se l'è tenute. Non avevo paura di sì. Una notte tempo. Notte tempo, non si sa, potremmo fare una mostra fotografica. No, il film adesso appunto viene presentato domani alle 21 nella sala a fronte del porto del Multisala Porto Astra in via Santa Maria Assunta a Padova, alla presenza anche delle istituzioni, perché appunto questo film ha avuto anche il contributo della Regione Veneto, e poi dove potremo ammirarlo? Bella domanda, la distribuzione è sempre un problema in Italia, e intanto un percorso in qualche festival, adesso stiamo iniziando, stiamo iniziando a mandarlo a qualche festival, e poi non lo so se faremo altre proiezioni qui a Padova, spero di sì, per esempio un sogno sarebbe di far suonare la musica dal vivo, sarebbe una cosa forse un po' esagerata dal punto di vista dell'impegno, però verrebbe fuori uno spettacolo a tutto tondo, nel senso in cui partecipa anche vivamente anche la musica. Tra l'altro queste musiche che hai inserito nel video da dove provengono? Sono due compositori, le hanno composte ad hoc per l'occasione, e questa che stiamo ascoltando è di Claudio Sichel, quindi qualcosa di più elettronico. E invece per le altre stagioni le ha composte Deborah Petrina, che è musicista, e quindi c'è un suono diverso perché abbiamo il pianoforte, abbiamo ad esempio degli strumenti che non ricordo neanche più come si chiamano, per esempio quando c'è la pioggia, e abbiamo la chitarra elettrica, anche perché ogni stagione ha la sua atmosfera e volevamo anche diversificare. E c'è un'immagine che ti piace di più di questo film, qualcosa che ti è rimasto nel cuore? Se dovessi sceglierne una, eh? Oddio, a me piacciono tanto le giostre. Le giostre, sì. Le giostre quali? Quelle del Prato Quelle della Valle? Quelle del Prato della Valle, quando c'è la processione del Santo, perché mi piace andarci, mi piace vederle, mi piace l'odore di patatine, per cui quelle le ho ripreso. E a Giovanni Micini cosa piace di più? Quale immagine di questo film? Direi tutte, escluso le mie naturalmente. Che mi sembra che questa è una buona cosa. Se no ha fatto veramente un bel lavoro. Beh, allora, se volete intanto vedere in anteprima il film Street Cinema a proposito di Padova, l'appuntamento domani al Porto Astra alle ore 21, e poi potete seguire appunto tutte le vicende del film magari andando nel sito del Film Art Studio che ha prodotto il film. Io vi ringrazio Isabella, un grosso in bocca al lupo. Grazie Giovanni Umicini. Grazie a lei. Gli sponsor, sì. Li dobbiamo dire perché non sono se non ci dimentichiamo. Ma... Ace Gas PS, Banca Anton Veneta, Italian Solar Info Center e Tender Advertising. Bene, e il Comune di Padova che ci ha Comune di Padova, esattamente. Allora, un grosso in bocca al lupo, l'appuntamento è domani. Vi ringrazio assolutamente per questa bella ospitata, per queste belle immagini di Padova. Noi ci fermiamo con Chiacchiere e Caffè, che ritorna naturalmente domani, sempre in diretta su Telechiara, a partire dalle 13. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural world.